Ecco, mi sembra che questo corso viaggi sullo stesso filo sottile che provo nella ricerca di senso di me, degli altri e degli intrecci vari. Senso e intreccio. Senso è quello che Sì. emerge. No, una parola che non hai usato ma che esce, equilibrio. Non cambia, non serve. Non serve. Quindi. E se mi compri la sua, io vedo che ho tre computer diversi con il stesso uomo. Mi piacciono le storie delle persone fanno la storia, quella con la S maiuscola, fanno il mondo in cui ci muoviamo e spesso siamo ignari di tanta ricchezza. Il giornalismo biografico, una contraddizione in termini che gioca per tracciare una nuova via, un nuovo modo di raccontare. Un confronto con professionisti del giornalismo e del racconto biografico. L'incontro con 12 compagni di percorso, ognuno col suo carico umano e professionale. Non avevo idea di cosa avrei trovato. L'unica immagine che avessi era me seduta ad un banco e i bastioni di un borgo visto solo su internet. È accaduto ad Anghiari che abbia imparato a dar credito all'occhio speciale che si apre su certe stanze e sui differenti modi di abitarle. È accaduto ad Anghiari che abbia scoperto il piacere di cercare, raccogliere e raccontare piccole storie, semi unici sparsi lungo i nostri percorsi quotidiani. Un mosaico di voci, una ricchezza, una sorta di biodiversità. Ho visto un educatore di Bolzano danzare su una pedana di legno accanto ad un artista di Benevento. Ci siamo piaciuti, ma si fa fatica a lavorare insieme, forse perché non vogliamo tagliare via nessun pezzetto degli altri per fare un collage. Il banco che immaginavo è sparito e ci ritroviamo attorno ad una grande tavola imbandita. Mi sento come un funambolo in precario equilibrio su un arcobaleno. Essere biografo, essere giornalista, possono queste due tensioni andare insieme? Le contraddizioni possono non essere contrapposte e possono dare vita a una nuova posizione. La storia è le storie. Hai un'immagine? L'incontro.